ci troviamo in un momento congiunturale molto particolare dove la manifattura bresciana ha tanta voglia di investire, ha già tra l'altro investito tanto, ma innovarsi ancora di più in tutti quelli che sono i temi della innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica. Quello che è sicuramente uno sforzo intenso in questo momento è anche tutto ciò che riguarda il trovare la manodopera, quindi anche garantire nel lungo periodo un passaggio generazionale di quella che è poi la ricchezza del nostro territorio, che è appunto la manifattura. Questo, diciamo, come giovane imprenditore è la vera sfida del futuro, quindi fare anche una progettazione di lungo periodo che garantisca anche una sostenibilità non soltanto industriale, ecologica e digitale, ma anche e soprattutto generazionale. Ed è la sfida che appunto come giovani imprenditori siamo chiamati, e ovviamente c'è anche una tematica di convivenza già di generazioni per avere poi un passaggio di testimone e rendere il nostro patrimonio industriale davvero una risorsa di lungo periodo.